Salve, mi rivolgo a chi conosce poco o pochissimo la Tiresi Severiniana, un po' per sentito dire, un po' per qualche lettura dei testi più divulgativi di Severino, e ha un pessimo giudizio della Tiresi Severiniana. Ebbene, quel giudizio non può essere in alcun modo fondato. Perché? Perché per avere un giudizio adeguato su tale Tiresi occorre conoscere nei dettagli la struttura originaria, a livello di fondazione argomentativa. Perché bisogna conoscere le motivazioni, le necessità che stanno dietro le affermazioni, le asserzioni che poi appaiono anche nei testi più divulgativi. Perché ogni cosa deve essere eterna? Se manca lo studio approfondito dei testi teoretici fondamentali, è normale che possa apparire come una presupposizione arbitraria. Così come anche la lettura che Severino ha dato della modernità, i discorsi sulla tecnica, sull'episteme, sulla scienza, sul nichilismo, possono sembrare letture fantasiose o comunque opinioni personali che non hanno un reale, un necessario riscontro concreto. E invece tutto quel che dice, anche nei testi divulgativi, segue in ogni modo dalla struttura originaria, è una delle implicazioni della struttura originaria. Qui ci si trova di fronte a una struttura complessissima, di un rigore assoluto. A essere dogmatico, visto che alcuni hanno detto che ad esempio sarei io dogmatico perché mostro una grandissima sicurezza nella correttezza di questa teoresi, voglio far notare che a essere dogmatico in questo contesto è chi non conoscendo quasi o conoscendo poco e comunque non in modo adeguato e sufficiente tale teoresi presuppone che sia sbagliata. Di solito quello che accade è che la si liquida credendo che sia assurda di per sé. E perché si crede questo? Perché si esclude, in base a una lettura superficiale e molto parziale di questa teoresi, si esclude la possibilità che le cose siano eterne. Anche perché si fraintende il senso dell'eternità che Severino afferma, che non è la sempiternità. Ovvero Severino non dice che le cose sono eterne nel tempo. Anche perché se dicesse questo, se avesse detto ciò, avrebbe negato l'evidenza. Non appare sempre la stessa configurazione del mondo. Un albero, qualunque cosa esso sia, per tale ontologia non appare sempre dall'inizio alla fine dei tempi dell'universo. Appaiono vari stati della realtà, nessuno permanente nella nostra esperienza. Ma l'eternità affermata da Severino non è l'eternità come sempiternità, ma è l'eternità temporale. E qui richiamo l'esempio dei fotogrammi e della pellicola di fotogrammi. La realtà che appare è come una serie di fotogrammi che esistono eternamente in una dimensione superiore a questa, detta apparire infinito. In questa dimensione la coscienza infinita esperisce tutti i fotogrammi della realtà, ma in modo determinato, cioè non vede tutto confuso, ma vede tutto ordinato secondo uno schema, una strutturazione ordinata. Noi saremmo in tutto ciò coscienze eterne ma finite, che sperimentano una parte alla volta di quella pellicola. Come dicevo, molti detrattori di questa teoresi, che non la conoscono quasi o la conoscono comunque poco e malissimo, sono portati a liquidarla perché fraintendono molte volte, molto spesso, anche il senso dell'eternità prospettato da Severino e pensano addirittura che Severino stesse negando l'evidenza. Cioè, se stai affermando qualcosa di contrario alla realtà dei fatti, ovvero una sorta di eternità sempiterna contro ogni evidenza. Tra l'altro, il discorso di Severino
non solo è fedelissimo alla vera evidenza fenomenologica, epurata da interpretazioni contraddittorie, nichiliste, che neanche sono consapevolizzate nella prospettiva nichilista, ma per giunta anche da un punto di vista logico, Severino confuta la possibilità dell'eternità come sempiternità nella nostra esperienza. Quindi quel fraintendimento poi si porta appresso un'altra marea di fraintendimenti ed equivoci. Quindi in generale vi è una grandissima superficialità da parte di molti detrattori nel liquidare il discorso di Severino presupponendo che stia esso negando una qualche evidenza. E quindi presuppongono che siccome non è possibile che tutto sia eterno, allora certamente il discorso che ha proposto Severino deve essere sbagliato. E quindi quel motivo, quel fraintendimento è sufficiente per non portare molti detrattori ad approfondire il discorso di Severino. Questa teoresi è di una complessità pazzesca, assoluta, non solo per il rigore totale, dal punto di vista logico. Rigore totale, assoluto, no, non c'è nessun'ipotesi arbitraria, nessun passaggio logico sbagliato. Si tiene conto della concretezza dell'immediato, dell'esperienza immediata della realtà. E in questo discorso la teoresi severiniana non dà nulla per scontato, mostra la necessità anche delle sue premesse. E in tutto ciò mette in discussione quasi l'intera rappresentazione ordinaria che si ha del mondo. La rappresentazione più intuitiva, ordinaria della realtà è messa quasi completamente in discussione. Quindi è uno di quei contenuti che risulta tra i più ostici, non solo per la complessità logica, ma anche per lo sforzo interiore che richiede, di non lasciarsi, come potrei dire, persuadere dai pregiudizi nichilistici. Vorrei far notare anche un'altra cosa, che a volte può capitare di essere comunque in accordo, formalmente, da un punto di vista logico, con la teoresi severiniana, ma non essere soddisfatti ugualmente, come se ci si aspettasse da una struttura filosofica, da una concezione della realtà, una sorta di utilità pratica immediata. Si può rimanere a volte insoddisfatti da questo, perché la teoresi severiniana sembra non prescrivere nulla e sembra non fornire nessun tipo di utilizzo immediato di ciò che esprime. E questo dispiace all'io empirico, cioè a quella volontà di potenza che è considerata dalla struttura originaria come un oscillare tra la verità e l'errore, e il volere che le cose siano altro da ciò che sono, ovviamente a un livello inconsapevole, a un livello involontario, il volere che le cose diventino altro, per poterle plasmare e averne controllo. Di conseguenza, all'interno della dimensione dell'io empirico è normale questa insoddisfazione. Cioè, pretendere che una teoria non solo debba essere vera, ma che debba portare dei benefici pratici e immediati. Anzi, addirittura nel pensiero contemporaneo si mette da parte la prima necessità, che è l'unica poi vera necessità, cioè dell'essere vera da parte di una teoria, e si adotta un significato puramente pragmatico di verità, cioè verità coincide non più con ciò che è, ma con ciò che sembra utile, con ciò che sembra funzionare, modelli predittivi. Modelli che servono per spiegarsi in modo più semplice e più conveniente determinati eventi, fenomeni, dinamiche. Ecco che questo paradigma, questa concezione della verità,
risulta poi essere esclusivo come scelta nel pensiero contemporaneo. E quindi va bene così, nel senso che è previsto dal discorso di Severino cosa voglia la volontà di potenza e perché si comporti in un modo piuttosto che in un altro. Mentre invece l'io del destino, cioè la volontà della totalità infinita degli essenti, vuole proprio l'eternità come prospettata da Severino, perché è la realtà stessa. A quel livello la volontà non è più volontà di potenza, perché è una volontà che vuole solo se stessa, non vuole più ottenere gli scopi, vuole solo eternamente ciò che è, tutto, perché la totalità infinita è se stessa ed è quel percorso anche indicato negli scritti di Severino come la gloria infinita, che già da sempre nella pellicola dei fotogrammi è già dispiegata, è già compiuta. Va bene, io mi fermo qui, vi auguro buona riflessione e alla prossima.